Ben ritrovati con Paesaggi di Gusto, siamo tornati per parlare ancora di buon vino, di grande vino, siamo tornati sulle sponde del meraviglioso lago di Garda, siamo all'Azzise, con me c'è Franco Cristoforetti che è il presidente del consorzio di tutela del Chiaretto e del Bardolino. Anteprima Chiaretto, anteprima di un grande vino, di un territorio, di tante famiglie che lavorano, di un gemellaggio con la Valtellina, insomma una giornata importante, ma raccontiamo che cosa sta succedendo a loro. Sì, giustamente anteprima Chiaretto, decima edizione, abbiamo iniziato nel 98, proprio anteprima Chiaretto come stile Chiaretto all'interno del panorama nazionale dei vini rosé che sta prendendo piede, stanno finalmente diventando una categoria riconosciuta, esiste se vogliamo chiamarlo il terzo elemento nel vino italiano oltre al bianco e al rosso e credo che proprio il Lago di Garda con i due Chiaretti di Bardolino e della Valtellina sia in grado di rappresentare una delle realtà maggiormente vocate alla produzione di questo vino. In effetti insieme siamo a 12 milioni di bottiglie che nel panorama nazionale rappresentano veramente un numero importante. Presidente, quando parliamo di Chiaretto Bardolino, di che vino parliamo? Iniziamo dai vitigni e poi andiamo proprio al bicchiere. Certo, parliamo di un vino prodotto soprattutto da Corvina Veronese, che l'80% è Corvina Veronese, con l'aggiunta della Rondinello del Corvinone a completare il brand e di un vino che negli ultimi anni si è identificato sempre più in questo colore molto chiaro, in questi sentori freschissimi, agrumati, che accompagnano non solo l'estate come da tradizione dei vini rosé, ma accompagna veramente tutto il tempo dell'anno un modo diverso e nuovo di bere, più facile, che si accompagna a qualsiasi pietanza, è un vino veramente gastronomico. Ed è qualcosa che mette allegria solo quando si versa nel bicchiere, perché questo colore molto chiaro, limpido, veramente ricorda i tramonti del Lago di Garda e la felicità che si può provare a bere un bicchiere di buon vino guardando questi panorami stupendi. Presidente, faremo tesoro dei suoi consigli durante l'anteprima, chiaramente momenti di degustazione per il pubblico, per gli operatori del settore, per gli esperti del settore, insomma un evento a 360 gradi. Ci beviamo un buon chiaretto e raggiungiamo anche naturalmente il presidente della Valtellina. Rimanete con noi. Detto fatto, sono in compagnia del presidente del consorzio Valtellina, Alessandro Luzzago, Dogana Veneta, l'Azzise, un gemellaggio, un incontro tra due terre, tra due vini, tra due anime, tra due elementi che vogliono lavorare insieme. Sì, ha detto benissimo, abbiamo una convergenza di interessi e di passioni e sicuramente il percorso che abbiamo già iniziato nell'autunno scorso e che adesso prosegue nel 2018 in modo più strutturato è quello di ragionare in termini comprensoriali e di portare nella comunicazione l'idea che sul Lago di Garda si facciano grandi vini rosati. Ecco, faccio finta di non saper nulla, ma per spiegare le cose a chi ci ascolta, qui abbracciamo due sponde, due province, no? Allora, Valtellina siamo sul Bresciano, mi corregga se dico qualcosa di sbagliato, Bardolino siamo sul Veneto, su Verona. Veronese, sì. Abbracciamo due sponde. La costa orientale è Bardolino, la costa veneta e la costa occidentale lombarda, Valtellina è il nome storico delle nostre colline, per identificarle meglio sono le colline moreniche che stanno tra Salò e Desenzano, cittadine più grandi che sono ben conosciute sul lago. Come vitigni abbiamo delle differenze? Sì, esatto, quello che ci unisce è il clima, il territorio, il lago, le viticolture, l'ampelografia sono completamente diverse, mentre a Verona l'uva dominante è la Corvina, dalla nostra parte è il Groppello. Ecco. Allora, quando bevete un chiaretto di Bardolino sapete che la Corvina primeggia, il Groppello quando beviamo il chiaretto Valtellina. Esatto. Ma beviamo il lago, beviamo tanta gente che ha voglia di fare cose buone. Presidente, in bocca al lupo, che sia una grande anteprima, ma soprattutto che sia l'inizio di un percorso lunghissimo. Sì, mi piace avere l'occasione di annunciare già un'altra tappa, che è quella
noi siamo ospiti qua, abbiamo ringraziato dell'ospitalità, ma nel primo weekend di giugno il Consorzio Bardolino sarà nostro ospite invece a Moniga, in piena Val Tenesi, per Italia in Rosa, che è la nostra manifestazione dedicata ai rosati italiani. Quindi se avanzate due posti, io al regista veniamo. Vi aspettiamo. Anche solo in due, va bene? Vi aspettiamo. Due bicchieri e una buona bottiglia. Vi aspettiamo entrambi con bicchieri e bottiglie. Buon lavoro, Presidente. Grazie. Paesaggi di gusto, anteprima, Chiaretto, 2018 con l'annata 2017.